Un saluto a tutti da lunadividlab.it. Questa è la quinta lezione di archeologia e storia dell'arte romana. Prima di cominciare volevo dire, per chi non lo sapesse, che sul nostro sito, allegato ad ogni primo video di ogni lezione di archeologia, c'è un file PDF con le foto usate per questi video, ma solo quelle Creative Commons o fatte da me, per cui chi fosse interessato a riutilizzarle può farlo tranquillamente secondo la licenza indicata. Andiamo avanti con il Foro Romano e, come annunciato alla fine della scorsa lezione, vediamo l'area del comizio. Innanzitutto, che cos'era il comizio? Il comizio era l'antico centro politico della città, dove si svolgevano sia attività politiche che giudiziarie. Sotto i re etruschi si verificò questa suddivisione dell'area del Foro Romano. Ai piedi dell'Arx sorse quindi il comizio. E a sud di questo c'era il foro vero e proprio, con funzioni di mercato. Dopo i grandi interventi di Cesare ed Augusto, sopravvisse poco dell'antica conformazione dell'area. Il comizio era legato all'auguraculum sull'Arx, di cui abbiamo parlato quando abbiamo studiato il Campidoglio. L'auguraculum era infatti usato per regolare le attività politiche del comizio, con la presa degli auspici prima di intraprendere qualsiasi azione. Il comizio stesso era un templum, ovvero una zona ritualmente delimitata dagli auguri e quindi orientata secondo i punti cardinali. Un passo di Plinio il Vecchio è fondamentale per la ricostruzione topografica del comizio. In questo passo, Plinio ci racconta che prima dell'introduzione dell'orologio solare, che avvenne nel 263 a.C., le principali ore del giorno erano annunciate dall'araldo del console, il quale si metteva di spalle alla Curia Ostilia, che era la più antica sede del Senato, e traguardava il passaggio del sole tra Irostra e l'Agricostasis per annunciare il mezzogiorno e tra la Columna Menia e il Carcer per annunciare il tramonto. Anche grazie a queste informazioni, gli archeologi hanno potuto capire che la Curia era collocata a nord del comizio, mentre Irostra e l'Agricostasis, che erano tribune dedicate rispettivamente ai magistrati oratori e agli ambasciatori stranieri, in particolare greci, erano a sud. Qui vediamo le ricostruzioni grafiche e nel secondo disegno avete in grigio le fasi più tarde, con i cambiamenti partiti da Cesare, che fra poco analizziamo. Il comizio si componeva di varie parti, che però costituivano un tutto unitario. C'era lo spazio centrale dedicato all'assemblea dei comizi curiati, cioè il raggruppamento più antico della popolazione secondo l'ordinamento gentilizio. Poi c'era la curia e il senaculum dedicati ai membri del Senato, i tribunali, dove si amministrava la giustizia, Irostra e poi l'Agricostasis. Inizialmente, e fino al III secolo a.C., quest'area non aveva una forma circolare. Negli spazi liberi dovevano trovarsi una serie di statue e monumenti di vario genere. Allora, la storia del comizio è un po' complessa. I primi scavi in quest'area sono stati realizzati da Giacomo Boni a partire dal 1899. Sono stati rilevati 8 livelli sovrapposti e quindi 8 pavimenti differentemente datati. Il più antico è datato alla fine del VII secolo a.C. e quindi corrisponde alla cronologia del primo pavimento del foro e degli edifici più antichi come la Reggia. In seguito, nella prima metà del VI secolo, ci fu un incendio che distrusse queste strutture. Un incendio coinvolse contemporaneamente anche la Reggia. Seguì una ricostruzione intorno al 570-550 e a questa datazione risale anche l'iscrizione arcaica del Niger Lapis, di cui parleremo dopo. Il terzo pavimento è datato alla fine del VI e inizio V secolo a.C. In questa fase viene creata per la prima volta la tribuna degli oratori, di forma rettilinea. Questa costruzione si spiega bene con l'inizio della Repubblica e con la conseguente necessità di creare uno spazio nel comizio dedicato ai magistrati. Nella seconda metà del IV secolo abbiamo il quarto pavimento. Per la prima volta il pavimento viene fatto con un lastricato lapideo. Vennero ampliati rostra e venne realizzato l'altare del Niger Lapis, che però probabilmente ne sostituì uno più antico. Anche di questo parleremo meglio dopo. C'è una spiegazione plausibile anche per l'ampliamento dei rostra, e cioè l'affissione a questa tribuna dei rostri delle navi di Anzio catturate durante la guerra latina nel 338 a.C. Ed è per questo che da questo momento la tribuna degli oratori prese il nome di rostra, appunto.
I rostri erano delle strutture rinforzate della prua della nave da guerra che servivano per sfondare le navi nemiche. Nella prima metà del III secolo, probabilmente all'inizio della prima guerra punica, ci fu un primo rifacimento totale del comizio. In questo periodo la piazza assunse la forma circolare con gradinata interna che conservò fino alla fine della Repubblica e quindi divenne come la vediamo nei disegni ricostruttivi, in particolare nel primo. Questa forma fu mutuata da quella degli ecclesiasteria greci, e cioè i luoghi delle assemblee, e in particolare probabilmente fu importata dalla Sicilia. Ciò sarebbe connesso con Valerio Messalla, il vincitore dei Cartaginesi e di Siracusa, il quale sappiamo che pose una tavola con la rappresentazione delle sue imprese sul lato della Curia e che introdusse a Roma da Catania il primo orologio solare, che servì perché con il cambiamento della disposizione del comizio non fu più possibile usare la piazza come orologio tramite l'araldo del console. Il sesto pavimento è datato all'80 a.C., quindi siamo in epoca sillana. Questo pavimento è in blocchi di tufo. In quell'anno fu ampliata la curia perché Silla fece una riforma che portò il numero dei senatori da 300 a 600 membri. L'ampliamento lo potete vedere riportato in grigio nel primo disegno, Curia Cornelia. Inoltre i monumenti sottostanti al Niger Lapis furono in parte distrutti e coperti da un pavimento in marmo nero, da qui appunto il nome di Niger Lapis. Questo pavimento nero fu poi riutilizzato nella pavimentazione superiore di Cesare. I tribunali smisero di funzionare nel comizio perché fu costruito un nuovo tribunale in un'altra parte del foro, e invece i rostri e l'agricostasis continuarono a funzionare. Arriviamo finalmente all'età di Cesare, che rivoluzionò tutta l'area tra il 54 e il 44 a.C. Il pavimento di Cesare fu fatto in lastre di travertino e, come abbiamo detto poco fa, incluse e include ancora oggi il pavimento in marmo nero della fase sillana. La Curia Ostilia, che era stata ricostruita dopo un incendio nel 52 a.C., fu trasformata nel Tempio di Felicitas, la personificazione della felicità, della fecondità e dell'abbondanza. La nuova Curia, costruita da Cesare, è la Curia Iulia, sostanzialmente quella che c'è tuttora anche se con vari rifacimenti. In seguito la analizzeremo. La Curia Iulia costituì idealmente l'appendice del foro di Cesare che si trova proprio alle spalle della Curia. I rostra furono spostati ad ovest, in asse con il foro, mentre l'agricostasis cessò di esistere. L'ottavo ed ultimo pavimento del comizio è stato realizzato in età augustea ed è lo stesso che c'è in tutta l'area del foro ed è stato utilizzato fino alla fine del mondo antico. Fu realizzato probabilmente dopo l'incendio del 9 a.C. ad opera del pretore Nevius Surdinus. Questo ce lo dice un'iscrizione sull'astre situata presso la colonna di Foca. Sui cambiamenti di Cesare ed Augusto torneremo più in là.